Sono 3 giorni di incontri rivolti agli studenti che si avviano a lasciare gli istituti superiori per dare loro suggerimenti utili per entrare nel mondo del lavoro. L'iniziativa promossa da Confartigianato, Camera di Commercio Chieti Pescara, Europe Direct e Università d'Annunzio si è tenuto nei giorni scorsi presso la sede di Academy for Me, la scuola dei mestieri di Confartigianato presso il centro commerciale Centauro. Dopo una rapida visita dell'Accademia, l'incontro con i ragazzi caratterizzato dagli interventi del direttore di Confartigianato Chieti L'Aquila Daniele Giangiulli, Gianluca De Santis della Camera di Commercio Chieti Pescara, Fabrizio Di Marco della Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina, Annalisa Michetti della Europe Direct di Chieti e come ospite d'onore la nota influencer Ilaria Scalera. Sempre più importante il ruolo delle influencer nel mondo del digitale, della rete di internet. I ragazzi si fidano sempre più di voi. Ilaria Scalera è una tra queste. Come avviene questo? Grazie. Allora, io quando ho iniziato, lo dico sempre, circa 7 anni fa, ho iniziato tutto come un gioco, ho iniziato condividendo appunto quello che reputavo più interessante della mia vita, che potevano essere accessori, paesaggi, foto belle che ritenevo belle sotto questo punto di vista, e poi da lì abbiamo iniziato ad allargare un po' la community e ho iniziato a dare spunti outfit per le ragazze che mi seguivano, tutto così piano fino a diventare ad oggi un vero e proprio lavoro. E quindi insomma questa fiducia in voi che insomma vi proponete in Instagram o comunque in internet in generale, forse è il segno che i ragazzi hanno davvero bisogno di punti di riferimento? Sì, diciamo che appunto è bello anche poter associare questo volto che vedono tramite una semplice foto proprio ad un'amica, quindi le persone spesso si confidano, mi chiedono consigli, è bello sapere che c'è un qualcuno che è pronto lì ad aiutarti magari anche virtualmente, ecco. Che consigli darà oggi a questi ragazzi? Come appunto questa nuova figura lavorativa può effettivamente essere a tutti gli effetti un lavoro, di inseguire i propri sogni, di non fermarsi al primo ostacolo, ecco. Della necessità di seguire i propri sogni ha parlato anche Fabrizio Di Marco della Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina e di non avere paura, perché no, anche di pensare a un'iniziativa imprenditoriale, terreno fertile per un sistema creditizio estremamente radicato nel territorio come quello del credito cooperativo. Per vocazione la Banca di Credito Cooperativo guarda sempre con estrema attenzione alle nuove piccole imprese. Anche in questo senso, Fabrizio Di Marco, gli studenti che in qualche modo vogliono entrare nel mondo del lavoro possono guardare con interesse a questo tipo di realtà? Sicuramente, ecco, la Banca di Credito Cooperativo, come ha detto lei, è una banca del territorio. E oggi le banche di credito cooperativo sono le uniche banche del territorio e quindi sono le uniche banche vicino alla gente e soprattutto vicino ai giovani, perché sono le nuove leve, e in collaborazione con Confartigianato organizziamo questi eventi nelle scuole proprio per dare informazioni ai ragazzi di come poter intraprendere un'attività, un'impresa con il progetto Buona Impresa, dove la banca appunto fa il suo ruolo di banca che finanzia il progetto e i progetti dei ragazzi. Confartigianato li affianca nel percorso di ideazione e di accompagnamento proprio dell'impresa. Anche perché in questa fase di estrema crisi l'aspetto creditizio ha un ruolo fondamentale. L'aspetto creditizio, come dico sempre ai ragazzi, è sempre molto importante, perché senza il credito non si intraprende nulla, così come è importante anche il risparmio, ecco perché la Banca di Credito Cooperativo per vocazione tutto il risparmio che raccoglie nel territorio dove opera lo reinveste per il 95% sul territorio, non portando i capitali nei mercati internazionali e quindi arricchendo, dando lievito, dando linfa nel territorio, e quindi con i giovani questo è possibile. Ecco, dal vostro osservatorio speciale si registra una certa effervescenza dopo anni bui? Insomma, si comincia grazie appunto alle cooperative di garanzia, alle associazioni di categoria che sollecitano. Sicuramente c'è ancora tanto timore e tanta paura nell'intraprendere, però ecco, noi ragazzi vogliamo dare proprio questa pillola di ottimismo per poter ricominciare.
Delle tante opportunità anche oltre i confini nazionali ha invece parlato Annalisa Michetti di Europe Direct, un organismo che di concerto con l'Università d'Annunzio mette a disposizione degli studenti un ampio bagaglio di conoscenze sulle opportunità lavorative non solo su tutto il territorio continentale, con particolare riferimento ovviamente ai 28 paesi membri dell'Unione Europea. Gianluca De Santis invece si è concentrato sulle innumerevoli chance che offre il mondo digitale. Gianluca De Santis, una 3 giorni interessantissima rivolta agli studenti per come dovranno inserirsi in qualche modo nel mercato del lavoro, in particolare la sua relazione riguarda un po' il mondo digitale, no? Sicuramente la trasversalità del tema del digitale coinvolge tutti i percorsi scolastici e universitari e lavorativi. Tante volte ci capita come Camera di Commercio di Pescara di incontrare il sistema scolastico e venire indirizzati verso gli indirizzi più orientati all'ICT. In realtà, e tante scuole lo stanno facendo veramente con grande capacità e professionalità, interveniamo sulle competenze digitali di base, su quelle trasversali legate ai lavori del futuro. Il digitale coinvolge ogni aspetto, ambito della nostra vita, per cui come diciamo sempre abbiamo lo psicologo digitale, l'avvocato digitale, perché tutti questi temi e strumenti poi costituiscono l'agire quotidiano di tutti i lavori e di tutte le professioni. Quindi così come l'inglese è il nuovo alfabeto, l'alfabeto digitale è altrettanto importante. L'Italia purtroppo è agli ultimi posti per quanto riguarda la consapevolezza dell'uso del digitale. L'intervento ottimo e egregio di Confartigianato Chieti L'Aquila e della Camera di Commercio di Chieti Pescara su questi temi è il segno che sistema scolastico, universitario e imprenditoriale sta facendo i giusti passi verso la strada giusta, verso il futuro che poi è il presente. E questo anche nell'ottica di una formazione più specifica, più settoriale in un mondo del lavoro che si sta trasformando? No? Sicuramente la trasformazione digitale ci coinvolge tutti, dalla pubblica amministrazione alle aziende, al sistema scolastico, alla cittadinanza, per cui accompagnare tutti i soggetti che operano sicuramente è un elemento di crescita, e diamo le risposte ad un sistema mondiale che cambia e che chiede più innovazione, ma senza tralasciare l'aspetto umanistico della formazione, però accompagnandolo con la cultura digitale, che è fondamentale per dare quelle spinte giuste per nuovi lavori, nuova occupazione, nuovo reddito per i nostri giovani. Ecco. Una 3 giorni di orientamento per gli studenti qui ad Academy for Me a Chieti. Siamo con Daniele Giangiulli di Confartigianato, si parla di prospettive per questi ragazzi in una situazione economica, quella abruzzese, quale? Sì, abbiamo organizzato in sinergia con l'Università d'Annunzio, con Confartigianato, con lo sportello Europe Direct dell'Università, delle giornate di sensibilizzazione sulle prospettive attuali del mercato del lavoro, capire quali sono le criticità e soprattutto parlare con i ragazzi di opportunità, quindi di prospettive, di occasioni che possono cogliere sia all'interno del mercato del lavoro, sia in ambito universitario e perché no, specializzandosi anche con un corso professionalizzante. La situazione economica nella nostra regione, Giangiulli, non veniamo da un periodo facile, siamo coscienti di questo, ma per questi ragazzi che prospettive? Il periodo, ahimè, è difficile, basti pensare che abbiamo perso 12.000 occupati nel settore dell'artigianato in regione Abruzzo negli ultimi 5 anni. Questo però non deve farci demoralizzare, perché il nostro intervento in queste giornate è proprio focalizzato anche sull'artigianato del futuro, quindi l'artigianato digitale, anche con il nostro Digital
Innovation Hub, che può dare delle speranze e delle prospettive a tante imprese che comunque vogliono restare sul mercato e continuare ad essere competitive, ma anche a molti ragazzi che vogliono specializzarsi sul digitale, sulle nuove tecnologie. Crediamo molto nell'artigianato digitale perché crediamo che questo momento storico può dare opportunità concrete, lavorative e belle soddisfazioni, perché no, anche economiche. E anche questa iniziativa dell'Academy for Me, che sta ricevendo molti consensi, un'idea certamente vincente. Sì, noi in tempi di crisi comunque abbiamo voluto fare un investimento importante per la città e per l'intera regione Abruzzo. Una scuola di queste dimensioni non c'è in regione, lo diciamo anche con un pizzico di orgoglio, e questa scuola aspira proprio a dare risposta. Ecco, ai ragazzi che vogliono cimentarsi, vogliono mettersi in gioco, vogliono specializzarsi, noi dobbiamo fornire loro il massimo supporto affinché possano realizzare i loro sogni.